Dall'esperienza nei campi di concentramento tedeschi alla volontà di ricordare quanto vissuto. Visita speciale questa mattina al Tempio Nazionale Internato Ignoto di Padova, che ha ospitato gli studenti delle classi quarte e quinte della scuola primaria di Marchesane di Bassano, accompagnati, oltre che dalle maestre, da una guida d'eccezione. È Santo Lunardon, bassanese doc, classe 1919. Santo è uno dei pochi prigionieri dei lager ancora in vita. Qui a Terra Negra c'è l'internato ignoto, che sarebbe il secondo altare della patria. Al museo cimeli, lettere, gavette, indumenti, registri, oggetti di ogni tipo, portati proprio da ex prigionieri, come lo stesso Santo Lunardon, che oltre a una donazione ha consegnato anche la sua macchinetta da barba e il piastrino di riconoscimento. Oggi il museo è completamente rinnovato e ristrutturato, pronto più che mai per continuare ad accogliere non solo oggetti ma anche le poche testimonianze rimaste. Siamo stati deportati 600.000, ma 40.000 sono rimasti purtroppo nella terra tedesca. Su tutto uno, il ricordo indelebile. Il ricordo che mi è rimasto nel cuore è quello di essere tornato in patria dopo la prigionia. Racconti che rimarranno impressi nella mente dei piccoli studenti, sulla storia del nostro paese, sulla guerra, su chi l'ha vissuta e sui luoghi come questo che hanno il compito di non far dimenticare. È stato internato nei campi di concentramento e allora non si sa il nome. È dove si ricordano i caduti in guerra che non hanno nome, che non si sa il nome.